Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club, il lunedì di basket in nostra compagnia, ma sarà ovviamente anche un lunedì di calcio, non dedicato come di solito al pallone nel 7 condotto da Sabrina Orlandi, ma solo calcio, sempre condotto ovviamente da Sabrina Orlandi, perché questa sera scende in campo il Bologna. Invece ieri scese in campo sia la Virtus che la Fortitudo, vittoria per la Virtus su Milano e sconfitta per la Fortitudo. Ma prima di parlare di basket andiamo a presentare la splendida ospite che ci viene a trovare. Grazie. Un piacere. Diana? Diana. Diana, allora, vedete il lineamento particolare, adesso ci vuole una presentazione in grande stile perché tu arrivi da dovunque, sei veramente cittadina esatto. del mondo, raccontaci tutto. Allora, io abito in Germania, a Colonia e studio, voglio diventare direttrice di hotel, quindi lavoro sia per la stessa catena di hotel che studio, abbiamo diciamo una scuola. E niente, faccio la modella nel tempo libero. Molto bene. Luigi, ovviamente il casting l'abbiamo affidato a te e non hai sbagliato perché, insomma, molto televisiva. So che qualche tecnico si era lamentato della carenza di vallette e abbiamo detto, è là che ci guarda il vetro, è rinato, perché per via del distanziamento sociale ovviamente non abbiamo chiamato le vallette per un certo arco di tempo. Poi la situazione pandemica sembra più positiva rispetto al momento in cui ovviamente abbiamo certo. dovuto interrompere la presenza delle ragazze in studio e adesso è un piacere averti qua. Allora, non parliamo fortunatamente di pandemia ma solo di cose positive. Com'è che sei venuta in Italia? Raccontami. Allora, il mio papà è italiano, sono per metà italiana e per metà venezuelana e sono nata in Venezuela, poi all'età di 4 anni sono venuta in Italia. Perfetto, quindi parli italiano, spagnolo, tedesco e inglese perché, ovviamente l'inglese è una lingua molto internazionale. Come fai a venire in albergo senza parlare inglese? Guardate che tocco l'internazionale. Cioè, ho portato la valletta modella internazionale. Non si discute. Volta. Quanto tempo rimani qua a Bologna? Fino a mercoledì. Beh, insomma, è già qualcosa. Poi torni. Ovviamente. Noi ti rivogliamo qui, non facciamo Grazie. Scherzi. Allora, vabbè, la domanda non posso non fartela. Fidanzato single? Single. Oh, guarda, qui abbiamo un'impennata degli ascolti. Migliaia, perché migliaia. Tutti pensano di avere delle speranze. Come dire, Ale! Poi non è che lei, perché è single, d'accordo a tutti. Anzi, no, questo assolutamente. Dopo chiederemo come deve essere l'uomo ideale, perché è giusto così, ma soprattutto parleremo di sport. Quali sport ami? Allora, come calcio, ovviamente. Per forza. La pallacanestro, volleyball, molto... Ok. In Venezuela fa molto. E il baseball. Eh beh, la pelota, per non forza. Si scappa, eh? No. Beh, voglio dire, per forza. Ma pallacanestro per che squadra tifi? Per il Bologna. Per il Bologna? Quale di Bologna? Non ascoltare lui. C'è una squadra che è prima in classifica. Girati da me. Non guardare quel signore con la parrucca. No, perché dopo lui guarda mi sta dicendo delle cose. Guarda quello con pochi capelli. Lascia perdere il signore. Allora, ci sono due squadre a Bologna. Ok. Una si chiama Virtus. È la squadra più forte. È la squadra che è prima in classifica. Forza. Che ha vinto lo scudetto, che andrà probabilmente in Eurolega, che rivincerà lo scudetto e vincerà l'Eurocup. Adesso attenzione. Poi fermo, girati. Fortitudo. Non guardare lui, lascia perdere il signore. Lo ignora completamente. Lascialo perdere, guarda me. Veramente. Guarda me. Poi c'è un'altra squadra che è in un momento di grande difficoltà, non si sa se riuscirà a rimanere in Serie 1. E non lo so, tu chi scegli? La prima? Vedi che è una donna che ha degli obiettivi. Questa è la donna del 2022. Esatto. La donna che non ha paura. Quella che cerca di aiutare le persone in difficoltà. In difficoltà, veramente. Va bene, l'abbiamo messa in ridere, ma poi invece parleremo di cose molto più serie, in qualche caso viene da dire anche più tristi, ma lo faremo con un grandissimo ricordo. Tutte sorprese che vi abbiamo riservato dopo il tradizionale primo blocco pubblicitario che succede alla nostra anteprima, tra poco. Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mila Ponente 162, telefono 351 62 22 831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Thank you.
Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Cinox è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e risanamento di pavimentazione industriale in calcestruzzo, in resina, sottofondi e massetti. Cinox offre una vasta gamma di servizi, seguendo i suoi clienti dalla consulenza progettuale. Cinox, quando il futuro è già presente. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La Dispensa del Boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La Dispensa del Boscaiolo è un marchio Ed Food. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Nuovo in studio con il nostro appuntamento con Sport Club. Notate che c'è la mia voce, ma il regista che va a caccia d'ascolti, cioè ha iniziato casualmente sul primo piano. Io so già che in questa trasmissione verrò considerato pochissimo e non riesco assolutamente a dare torto al regista, farei assolutamente la stessa cosa. Si vede che è gente che potrebbe lavorare anche alla notte degli Oscar, giusto? Perché il talento c'è. Ma noi parliamo di basket, dopo aver sorriso con Diana, la coinvolgeremo ancora, magari. Non so quanto coinvolgere sui messaggi perché è un po' particolare, certo. Nel senso che sono proprio più specifici, più tecnici, per cui ti coinvolgo come ospite ed è un piacere sorridere insieme, ma andiamo subito a presentare chi invece è ospite in collegamento con noi, è il grandissimo Rok Stipcevic. Ciao Rok! Buonasera a tutti. In diretta. Scusate, dalla macchina, fermo, macchina, quindi perché... non stai guidando, siamo tranquilli. Sono fermo, sono andato a fare viaggio perché è un giorno libero e dovrei fare un viaggio a Ljubljana, per quello sono in macchina, però devo fare un favore a Cash perché gli ho promesso di farlo.
Beh, lo sai che lui è un talento, eh? Sei un grande, Rock, anche perché, cioè, che lui si fermi con l'automobile per il nostro collegamento, sei un vero amico, grande. Molto bene, allora è un vero piacere. Beh, intanto genericamente vogliamo salutarti e chiederti come vanno le cose, perché io ti seguo lui sui va social. Da Dio. Fa, eh? Va da Dio, no, lui va. È uno degli MVP del campionato. Appunto, stai andando alla grande, Sì, sì, stiamo andando alla grande, soprattutto... Personalmente sono uno nel primi tre di MVP di campionato Lega Adriatic, che vuol dire Lega Adriatic include Croazia, Slovenia, Bosnia e Montenegro. È un campionato che coinvolge cinque. Sto andando bene, avevo un paio di offerte anche dall'estero, però Krka non mi ha lasciato di andare via. Ci sta, con questi numeri perdere un giocatore di quel livello sarebbe da un lato un po' una follia. Comincia tu con le domande, Luigi. Beh, tu vai benissimo, Rock, però come vedi la tua fortitudo fa una fatica immane, anche perché non ha molte rotazioni, adesso forse ne ha un po' di più, ma come lo vedi questo finale di campionato difficile per la fortitudo? Secondo me sono in gran rischio di scendere in Lega 2, però prossima partita contro il Pesaro deciderà tantissimo, o gli darà ancora una chance e opportunità di rimanere o se ne vanno in Lega 2. Però mi dispiace, perché Fortitudo merita tanto, soprattutto per i tifosi, che ci sono i pochi posti, poche squadre che hanno i tifosi come Fortitudo, che vivono per la squadra, per i giocatori, che mi dispiacerebbe un sacco se succede questo. Rock, meglio la società o meglio i tifosi della Fortitudo? Tifosi. A proposito, si parla molto del fatto che tutto sia stato affidato a Repesa in termini di colpe, cioè lui, secondo tanti, avrebbe costruito una squadra sbagliata e poi dopo siano state messe a posto le cose, ma in corso d'opera. Vedi un Repesa responsabile? Non direi mai, non è mai una persona responsabile, neanche questa volta non è responsabile solo Repesa, perché parliamo di un lupo, un mastiere che ha tanti tanti anni di esperienza, è impossibile puntare solo di lui. I colpi sono dei tutti, la grandezza di ognuno è alzare la mano e dire la sua responsabilità e la sua colpa, perché ognuno può sbagliare, però a me non più piace puntare il dito sugli altri, perché Repesa può essere uno di quelli che ha sbagliato, però non è l'unico. Guarda, hai appena detto una cosa, proprio Charlie Recalcati, parlando di te, mi aveva detto è un giocatore, uno di quelli responsabili, che hanno una lealtà incredibile verso il gruppo e non scaricano mai le colpe su altri. Quindi dicendomi quello che mi hai detto, mi hai ricordato questa frase di Charlie. Come vedi invece il futuro di questa Virtus, fortissima in questo momento, dove può arrivare? Soprattutto devo dire grazie a Charlie Recalcati, è proprio un signore, è un uomo vero prima di tutto gli altri. Ho avuto 2 anni a Varese con lui, incredibili, indimenticabili, che anche oggi sono rimasto in contatto con lui e con la sua moglie, e per quello un grande abbraccio a Charlie. Parlando di Virtus, li vedo bene al momento, però è difficile parlare, perché adesso sono entrati nell'ultima fase di Eurocup, dove si gioca solo una partita. Si può succedere un giorno non benissimo, un giorno dove qualcuno ha i problemi o corona, e loro beccano una squadra che li butta fuori, e tutto stagione può andare via o può essere cancellato. Per quello, secondo me, adesso quegli ultimi 2 mesi
devono essere concentrati 120% e con la gente che hanno come Miloš Teodosić e Bellinelli, sono sicuro che sono consapevole di situazione e sono consapevoli che tutto quello che hanno fatto fino adesso non conta. Adesso conta quello che si farà. Nella tua squadra ideale prendi Hackett o prendi Teodosić? Teodosić. Ok, perché? Perché è un mago. Beh, la risposta è impeccabile. Allora, a distanza di tempo ti feci perché, già questo? Perché, no, aspetta, non è che questo non... Io ho tanto rispetto per Daniel Hackett, lo conosco, è un guerriero, è un giocatore di altissimo livello. Questo ho detto solo perché Miloš è uno dei poche persone oggi che fa le cose diverso, che non è un tipico giocatore, e per quello si comprano i biglietti, perché i piccolini, di bambini o vecchi vengono il palazzetto per vedere una sua mossa o un passaggio suo. È uno dei pochi giocatori nell'Europa che può fare questa cosa. Io ti feci questa domanda qualche tempo fa quando ti collegasti con noi, te la rifaccio a distanza di altri mesi, perché a freddo si ragiona meglio e perché tu hai confermato ancora una volta di essere uno splendido giocatore. Cosa non ha funzionato in Fortitudo? Benissimo in Italia, torni nel tuo paese, spettacolare come sempre. Perché in Fortitudo tu entrasti in un loop strano? Cioè, io rimasi allibito dicendo, ma come Stipčević, questo campione, perché per me è un campione nell'ambito delle sue potenzialità, intendiamoci. Però in Fortitudo ti sei veramente chiesto a freddo cosa non ha funzionato? Direi adesso al freddo è molto semplice risposta. Risposta è quello... volevano da me di essere un giocatore che non sono, volevano di fare le cose sul campo che non sono, mi hanno messo in una posizione che non sono, e sono Rok Stipčević a fare le cose che so e che facevo per 19 anni. Non puoi adesso in un anno cambiare tutte le mie cose buone e forti che riesco a fare e nasconderle e fare qualcos'altro. Volevano da me di essere qualcun altro e questo non è giusto. Se tu prendi un giocatore, lo prendi perché si chiama così e per quello che ha fatto. Punto. Risposta intelligentissima, perché ne parliamo sempre, poi magari ci riflettiamo quando a volte si fa il solito discorso, ma Aradori se lo prendi sai che è uno che ha dei punti nelle mani, poi tanti con Cremona, pochi con Venezia, ok, però sai il giocatore che prendi, questo è l'elemento. Invece a volte si commette l'errore di voler cambiare qualcuno, prego. Sì, sì. Come fanno le donne, vero Diana? Le donne che vogliono sempre cambiare gli uomini, vero? Vero, verissimo. Ecco, allora, lo diciamo, i giocatori di basket e gli uomini non vanno cambiati, che le donne ti vogliono sempre cambiare, vero o no, Rock? È giusto. Poi è sbagliato. Ti tradiscono con uno come eri prima tu, e questo è il bello. E sai quando ti tradiscono? Quando ti cambi. Quando ti cambi. Bravo, vedi? Vedi? La pensi... Confermi? Sì, confermo. Perfetto, quindi abbiamo anche un parere tecnico al quale io tenevo, perché noi facciamo una trasmissione di servizio, vai. Su questo io sono contento di avere anche l'opinione di Rock, perché oltre che di pallacanestro, lui è un intenditore di tanti altri settori, vero Rock? Sì. Tu hai apprezzato molto il tuo stare in Italia, la cucina, hai mangiato molto bene a Bologna, eh? Sì, mangiava molto bene, sono uno che apprezzo non solo la cucina italiana, ma anche il modo di vivere, vestire, parlare, di tutto. E tornerò di sicuro, secondo me anche quest'estate faccio un giro Venezia, Milano, Bologna, giù a Pesaro. Vi saluto. Bologna assolutamente devi fermarti almeno due sere almeno. Organizziamo qualcosa. Certo, tu rimani? Certo. Sì. Ok, può andare bene questa valletta, è il tuo target? Va bene. Guarda, si è anche candidato uno che si chiama Marco da Castel San Pietro, ha detto Barbarossa, occhi blu, 1,88 d'altezza, visto lo splendore della valletta di oggi mi candido come concorrente alla Diana Run. Posso avere speranze? La barba ti piace? Sì, dai, prendiamo. Anche rossa?
Possiamo tingerla, forse. Guarda, ti dico, secondo me ci sta, o la tingi o ti fai il contropelo, secondo me vedrai che in questo caso cambi e ti capirei. Ancora domande, vai Luigi. Tornando all'Eurocup, è criticabile questo sistema perché, come tu hai appena detto, una squadra rischia in una partita secca di essere buttata fuori. Anche la Fortitudo ha fatto una partita fantastica due domeniche fa, ieri una fatica immane, per dire, a Radori. Sì, però a Radori era il fantasma della Radori che c'era la domenica prima, che ha fatto 26 punti, una partita colossale. È giusta per te una formula così, in cui una squadra potenzialmente che potrebbe vincerla quell'Eurocup viene invece buttata fuori per due giocatori che magari hanno il Covid o un infortunato, in cui non ci sono i tre incontri? No, è un disastro perché tu lavori tutta la stagione, ti ammazzi, ti lavori, ti sudi e dopo arriva una giornata dove ti senti male, dove hai due infortuni, dove hai due di Covid e in un giorno come una mucca che dà 100 litri di latte però calcia e butta via tutto. E per quello secondo me non è giusto e le squadre devono fare una protesta, una lettera a Eurolega, perché non è giusto di andare in questo modo in Eurolega, perché per esempio al momento Partizan e Virtus secondo meritano, e Pamessa sono tre squadre che meritano di andare in Eurolega, però nessuno li può dire e obbligare che loro vanno. Alla fine può andare chiunque, non voglio sottovalutare nessuno, però le chance di Virtus vincere contro gli Etkabelis in partite sono che vincono 6 o 5, e allora se tu giochi meglio di 3 vincerà Virtus, però se si gioca una partita può vincere anche gli Etkabelis, per esempio, e questo non è giusto. A proposito, così al completo, meglio la Virtus o meglio Milano? Adesso parlo della Milano da Italia, poi se vuoi parliamo anche della Milano da Eurolega. La Milano formato Italia, prendi la Virtus o prendi Milano? Al momento Virtus. Ok, se mettesse in campo Milano la stessa squadra che va in campo in Eurolega, sarebbe più forte Milano o la Virtus? Al momento Virtus. Ancora la Virtus? Non vuol dire. Ah, quindi sì, al momento. Cioè, per te però oggi, oggi... Però le cose possono cambiare in due mesi. La forma individuale, la gerarchia dentro una squadra, la forma di squadra, perché non è solo la forma individuale, anche forma di squadra, perché stiamo parlando al momento. Ok, quindi per te oggi la Virtus è una squadra che tranquillamente farebbe i playoff di Eurolega oggi? Sì, quando tutte quelle di Russia sono andate via sì, però quando si contano quelle di Russia no. Certo, è esattamente quello che ho sempre pensato. Allora, Luigi, ancora giro di domande, intanto fioccano i messaggi e... Vai, leggi. Qua arrivano ancora candidature, c'è chi dice sono 1,20 di statura per 90 kg di peso, non è il tuo target, vero? No. No, ragazzi, vogliamo delle cose più serie, se no non è che si muove di nulla. Vai. Rock, pensi che il talento che è inequivocabile di Teodosic sia stato anche aiutato comunque dall'entrata di Hackett, che gli toglie un po' di pressione e lo aiuta in difesa? Secondo me lo ha aiutato molto. Assolutamente, penso che Hackett è proprio la persona giusta a fianco a Milos e anche Milos a fianco a Hackett. Sono persone, sono due che vogliono vincere, sono le persone con l'esperienza, però quello che ha Milos non ha Hackett, quello che ha Hackett non ha Milos, e penso che insieme sono proprio una coppia che farà bene. Proprio sì. Una bella scelta di Virtus, e sono stati al momento giusto anche con tutto questo casino che si è fatto tra Russia e Ucraina. Alla fine Virtus ha fatto un bel colpo. Preferisci Paiolo o Mannion?
Tutti e due sono bravi, però al momento Paiola. Ok, perfetto. Allora, un ricordo, perché Roque ovviamente non poteva che avere un grande allenatore del suo paese di riferimento, che è Piero Scansi, che ci ha lasciato qualche tempo fa. Vi abbiamo preparato un paio di sorprese, delle immagini di copertura mentre lo ricordiamo, e nel finale andremo a chiudere con 3 minuti e 30 meravigliosi in cui il 9 giugno del 2021 Scansi qui a Sport Club rilasciò la sua ultima intervista e raccontò da questa barca in mezzo al mare, un'immagine meravigliosa, la finale del 98, quella sconfitta incredibile della Fortitudo. Qui intanto le immagini di copertura, poi dopo abbiamo delle immagini della televisione croata, qualcosa di bellissimo, poi sentiremo l'audio nel finale per ricordare il grande Pero. Che ricordo hai di questo allenatore che è stato grande giocatore e poi grande allenatore? Ma soprattutto un ricordo, una persona eccellente, una persona che viveva in Slovenia, lo conoscevo alla fine della sua vita, stavamo vicino anche perché lui a Ljubljana, io no a Mesto, e soprattutto ricordato come uno che ha vinto come capo allenatore il primo successo di Croazia, 92, gare olimpiche contro Dream Team. Lui è stato capo allenatore e per quello sarà ricordato sempre nella storia di pallacanestro croata. Anche le immagini di tutti i giocatori come Raja, Toni Kukoc, tutti hanno messo la sua foto con le parole è andato via, è una persona eccellente prima di tutto l'altro. Vuol dire che le persone si ricordano per quello che hanno fatto come umani e dopo quello che sono stati come professionisti. E per quello Petar Skansi sempre rimane per i croati una persona speciale. Non si discute, a Bologna ha lasciato grandi ricordi, ma in tutta Italia devo dire che a Pesaro l'hanno ricordato magnificamente, un personaggio unico. Lo ricordo incredibile in quella finale Scudetto del 93 a Bologna, quando la sua Treviso perse poi 3-0, fu letteralmente asfaltato in gara 3, lui non fece nulla, non chiamò time out, disse proprio io responsabilizzai quei giocatori che avevano in qualche modo un po' mollato. Io mi ricordo che mi desti tu il contatto, il numero di telefono di Petar Skansi, ti ricordi un anno fa? Sì, sì, un anno fa mi ricordo, sì. Perché tu eri rimasto in contatto. Secondo te lui è stato più grande come giocatore o come allenatore? Sai cosa è male nella vita? Che si ricordano solo le cose, quelle precedenti, ma però poco precedente, come il stagione, nessuno si ricorda come ha giocato Paiola nell'inizio stagione, tutti si ricordano come ha giocato aprile e maggio, quello è con la vita, si ricordano solo le cose negli ultimi 10 o 20 anni, per quello tutti parlano di sua carriera come allenatore, però lo conosco bene e io direi che è stato anche più un grande giocatore. Perfetto. Torniamo poi a ricordare Skansi, se trovate tante cose sul mio canale YouTube, dico il mio, ma poi in realtà ormai è caricata la puntata di Sport Club, tutte vengono caricate e diffuse al massimo da Bologna Basket, ringrazio sempre Bruno Trebbi ed Enrico Faggiano, ma mi sembra doveroso comunque regalarvi questa piccola chicca. Torno al basket di oggi e alla Fortitudo. Qual è l'errore più grosso che ha commesso la società in questa stagione, secondo te? È una cosa difficile. Sono tante piccole cose che alla fine non avevano neanche fortuna con gli infortuni che sono successi. Per esempio Fantinelli, che quasi tutta stagione fuori. La cosa che è successo con Yasmin, che ha fatto la sua squadra, alla fine se n'è andato via, ha lasciato la squadra a un altro allenatore, anche questo, anche non so, io sono sempre la persona che se finisci una stagione che non è male devi continuare con la stessa, diciamo,
stessa cosa prossimo anno. Per esempio Antimo doveva un anno, quando ha fatto un bel stagione con tutti noi, l'anno prossimo se n'è andato via. Luca Dal Monte finisce stagione e se ne va via. I cambiamenti a volte non portano ogni volta successo. Fortitudo deve andare piano piano, passo dopo passo, per costruire qualcosa che stava nel passato. Troppa pressione, troppe aspettative, gli hanno messi pressioni dove volevano fare troppo e tantissimo in due anni. Pazienza è una cosa che porta sempre bene. Tu per quello devi avere la pazienza. Avresti tenuto Dal Monte? Io farei sempre, se qualsiasi persona finisce stagione in modo che abbastanza bene, come successo di Fortitudo, lo devi continuare con lui. Adesso sto parlando con lui, non è che Repesha male o che qualcun altro, però se ha fatto un bel lavoro lo merita di continuare ad andare via, perché anche così le aspettative sono, anche un allenatore, una persona può lavorare, è difficile lavorare 4 mesi, 6 mesi anche per la società. Secondo me Fortitudo deve costruire una squadra e piano piano stabilizzarsi. Dopo che si stabilizza deve fare il playoff, un paio di anni dopo che fa playoff, passo dopo passo. Guarda, questo lo dicevano in molti, a questi, proprio collegato con noi, lo stesso Bagaric diceva che non si possono cambiare così in corsa le squadre, anche perché il difficile appunto è quello di ricostruire, sono tutte squadre senza preparazione, praticamente senza la preparazione estiva. Sono squadre che mancano di e devono entrare praticamente nell'intesa globale. Quindi tu saresti più per tenere lo zoccolo duro, quindi tu avresti tenuto anche l'Antimo Martino che ti faceva giocare in un ruolo non tuo? Vedi, questa è una cosa bellissima, che non andavo bene, non mi trovava bene e provava da fare da me un'altra persona, però io lo tenerei, perché no? Non ha fatto niente di male. Com'è come allenatore? Anche prima, Antimo. Com'è come ha fatto una stagione incredibile. Di cosa stiamo parlando? Di Lega 2, Fortitudo esce nella Serie A, primo anno fa semifinale di Coppa e entra nel Champions League, è sesto sul classifica. Più di questo non puoi neanche sognare. O sei matto o pazzo. E non è giusto. Ma quando parlavi col coach dicevi: io sarei Rostičević, vorrei giocare magari anche non tanto nel mio ruolo, ma nelle condizioni giuste. Cosa ti rispondeva? No, queste sono le cose che rimangono tra di noi. Perché non posso tirare fuori tutto, sono le cose che anche devono rimanere tra le persone. Hai ragione. Come ti sei lasciato con lui? Bene. Beh, non è poco, si vede qui il vero professionista, non è una cosa banale. Allora, direi che abbiamo toccato veramente tantissimi temi. Più facile che la Virtus vinca lo scudetto o che si salvi la Fortitudo? Uguale? No. Quindi è molto facile che la Virtus vinca lo scudetto? Lo hai capito tu così? Vabbè, stiamo giocando un po', la mettiamo in ridere, è bello così. Allora Rock, noi ti facciamo, tanto ti ringraziamo per essere stato con noi, ti lasciamo proseguire il viaggio, ti facciamo complimenti. Grazie. Tanti, perché insomma stai facendo benissimo e speriamo di ritrovarti a Bologna, andare a mangiare i tortellini con grande piacere. Ma un giorno per Grazie. Me, lo continuo a dire, ti troveremo su una panchina di Serie A, perché tu pensi da giocatore ma pensi già da allenatore. Da bravo scacchista come Grazie. Me. Grazie. Un abbraccio a tutti e un abbraccio e buon viaggio. Ciao Rock. Ciao, grazie. Un vero piacere, un grande protagonista della pallacanestro. Allora, adesso siamo pronti per qualche consiglio della regia, poi il gran finale, le parole di Scansi, due chiacchiere ancora tra di noi con i vostri messaggi. Sarà ancora Sport Club, tra poco.
Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mila Ponente 162, telefono 351 6222 831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La Dispensa del Boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La Dispensa del Boscaiolo è un marchio Ed Food. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Cinox è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e risanamento di pavimentazione industriale in calcestruzzo, in resina, sottofondi e massetti. Cinox offre una vasta gamma di servizi, seguendo i suoi clienti dalla consulenza progettuale. Cinox, quando il futuro è già presente. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Piacevolissima chiacchierata con Rok Stipcevic. Beh, tra le righe, insomma, ha spiegato poi cosa non ha funzionato, perché solo qui ha giocato male.
Però sai cos'è il bello? Il bello di Rock è che lui, nonostante tutto, alla fine, quando io gli ho fatto quella domanda, lui dice: no, io avrei confermato Antimo Martino. Pensiamo. Perché ha fatto veramente bene. Poi le cose che ci dicevamo io e lui erano altre. Però, e lui mi ha cercato di far giocare in un ruolo non mio. Però il bene della squadra, fuori discussione. Ma lui pensa veramente da... Pensa già da allenatore. Da allenatore. Allora, intanto, vabbè, una cosa che era già nota, ci viene mandato il link di Bologna Basket, cioè John Brown, terzo ufficiale a Brescia. Vi era stata anche l'ipotesi di Treviso, si facevano tanti nomi. Giocatore che tu hai sempre sostenuto, hai sempre speso grandi parole su questo elemento. Fortissimo. Fortissimo, secondo me le cose diventeranno sempre più complesse per la Fortitudo, perché la Fortitudo, i suoi acquisti in questo momento sono Fantinelli che recupera. No, va a Brescia, non va a Treviso. Sì, sì, no. Forse certo. Andare a Treviso. No, ma stavo andando sul mercato che viene fatto in questo momento. Beh, il fatto che va a Brescia, Brescia diventa sarà un problema ancora... per la Virtus e per Milano, esatto, non per la Fortitudo. Esatto. Però anche Treviso, Pesaro, le squadre che sono Napoli, che sono tornate a farsi pericolose, sono un problema serio per la Fortitudo. Come diceva Rock, sicuramente Pesaro sarà un crocevia, anche se Pesaro mi sembra 4 punti sopra. No? A 22 punti, sono 6 punti in più. È durissimo. Ma Pesaro io credo che non la riprendi no, mai. No, deve andare a prendere Treviso. Sì, però Treviso è andata a vincere l'ultima. Napoli ha perso in casa di 2 con Brescia, ma ha comprato Tu l'avresti, l'avresti data vincente Treviso in quella gara? No, assolutamente. Io vedevo una squadra completamente fuori dai giochi. Cioè, mentalmente era... Però il nuovo allenatore, provi a recuperare un giocatore che tra virgolette hai perso perché aveva triti con Menetti, metti a posto quelle due o tre cose, è arrivato il momento di cambiare rotta. E sai, basta un attimo. Ulivieri nel calcio diceva il torneo dei bar, no? Quelle poche partite che mancavano per arrivare all'atto finale. Sì, sì, sì. In qualche modo adesso ci sono quelle partite che devi vincere. Può succedere di tutto. Io credo che la Fortitudo sia uno studente che si è messo sui libri tardi. Per quanto studi, forse siamo arrivati un po' lunghi. Siamo arrivati un po' lunghi anche perché la classe è stata completamente cambiata e stravolta. Devo dire che pur facendo le cose velocemente, gli elementi che sono andati a pescare sono elementi ottimi, perché gli americani sono buoni. Quello che ci sembrava più forte, Feldane, che ultimamente invece sta facendo un po'... sta bucando le partite più importanti per questa squadra. Mi dispiace profondamente per questa partita fatta da Radori, però sicuramente è stato su di lui, c'era una difesa abbastanza asfissiante e lui non è riuscito a trovare i suoi spazi. Mi dispiace perché bastava con un minimo un filo di gas, una Radori da media stagionale, che non devono per forza essere i 26 punti della partita precedente, potevano essere anche solo i 15 punti di Aradori, avrebbero probabilmente aiutato e risolto questa partita a favore della Fortitudo. Ok, allora intanto arrivano messaggi. Guarda, te lo faccio leggere questo messaggio per due motivi fondamentali. Prima, perché voglio vedere come te la cavi anche in veste di conduttrice. Okay. Secondo, perché è arrivato su Team che è tutto scritto in piccoli e ho dimenticato gli occhiali. Oh, ok, allora ti aiuto. Sono due motivazioni pregnanti, no? Proprio okay, la base perfetto. Del giornalismo. Vai. Allora, dov'è questo messaggio? È qua, questo. Quindi, caro Bonora, sono del 1931, abbandonato dal 1948. Abbandonato, no? Perché è un'immagine tristissima, è abbonato. Abbonato! Cioè, capisco, però se già a 17 anni credo l'hanno mollato così. Credo che ho bisogno anche io degli occhiali oggi. Voglio dire, è 91enne, un po' di rispetto. Credo okay. di aver bisogno anche io degli occhiali. Penso di aver visto un po' di basket, vorrei il tuo parere su Mannion. Penso che nessun manico al mondo lo lasci in panca per 40 minuti. Molte grazie. Oh, perfetto. Allora, abbiamo sorriso, ma in realtà Mannion è in panchina perché la presenza di Hackett ha letteralmente cambiato il volto a questa squadra. Hackett è più forte di Mannion, è più forte sicuramente in difesa, in attacco è più completo, non ha certe fiammate magari di Nico Mannion, ma in assoluto è più bravo. E penso senza se e senza ma.
Io dissi subito, lo ricorderai, che la Virtus non aveva bisogno di un playmaker, nel senso che l'aveva già, ed era un playmaker importante come Maignan, per quanto con delle problematiche fisiche post-Olimpiadi. Ma se hai l'occasione di prendere Hackett, cambi completamente la squadra. Ti ribadisco, non ha bisogno di una guardia la Virtus, ma se LeBron James è libero perché i Lakers sono stati eliminati, prendi LeBron James e tranquillamente dici ho questa occasione. Non vuol dire averne bisogno. Maignan sta a sedere perché è arrivato uno più bravo, a mio parere è un buon giocatore, un difensore limitato, un attaccante fantasioso, è un ottimo playmaker. Chi prendo io? Hackett prima scelta, Theodosius seconda scelta per vincere un'Eurolega oggi, Paiola terza scelta, Maignan quarta scelta, Ruzzi quinta scelta. Sono gerarchie che potrebbero cambiare, intendiamoci bene, però oggi la Virtus ha bisogno come il pane di Hackett. Poi, come ha detto Rock, ovviamente l'altro, il la fantasia, la genialità. E comunque complimenti, perché se sei abbonato dal 48, insomma, ti sei visto anche lo scudetto in sala borsa, perché 46, 47, 48 e 49, poi nel 56 e di nuovo 76, certo. Ma ci fu un poker magico, quindi mio babbo mi raccontava, lui era del 22, delle partite proprio in sala borsa. La regia mi può scrivere anche su WhatsApp l'orario di chiusura, così mi regolo quando lanciare questo bellissimo ricordo di Piero Scanzi. Allora, rimango sulla Fortitudo, la vedi molto complicata, ti sei anche chiesto perché Aradori abbia fallito una prova come quella di Venezia, sarebbe stata un'ulteriore dimostrazione di forza del ragazzo. Sì, c'è da dire che non è facile vincere delle partite che quando gira tutto in modo sbagliato come ieri, poi c'è stato il recupero finale, ma è molto difficile. Io e uno da solo non ce la fa, e Aradori non è quello che si inventa il tiro da solo. Deve andare un meccanismo. Esatto. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Ovviamente grazie a Luigi Balduini, grazie alla splendida Diana, che conto che torni a trovarci molto presto. Certo. Adesso noi vi lasciamo con un ricordo bellissimo a livello televisivo, a livello emotivo. Piero Scanzi ci racconta quella finale del 1998, quel tiro da quattro visto dalla parte dello sconfitto, ma è un ricordo di una pagina di basket che in qualche modo ha scritto anche Piero Scanzi. Ne ha scritte tantissime, vincenti, quella è stata perdente, ma il suo racconto è quello di un fantastico condottiero che, ricordo, portò poi la Fortitudo l'anno dopo in Eurolega alla Final Four e costruì poi le basi per lo scudetto del 2000 vinto da Charlie Recalcati. Vi lascio con il grandissimo Piero Scanzi e appuntamento a tutti lunedì prossimo con Sport Club. Ci saremo anche a Pasquetta, stasera alle 20, da non perdere, solo calcio. A presto. Fallo su Fucca, una quindicina di secondi alla fine, a Fortitudo a 3 punti avanti. Io chiamo il minuto, maledetto, chiamo il minuto per dire ai ragazzi tranquilli, tranquilli, fino in fine bisogna stare concentrati, tu Fusca vai a concentrarti, non devi sentire niente, quello che dico in questo time out, e agli altri do il coraggio di resistere a un forte attacco della Virtus, eccetera, in questi pochi secondi che restano. Vai e concentrati, dico. Dunque, la palla in mano a Fucca, lui al suo 2,10 metri, scende giù fino ai calzoni per tirarli un pochettino su. Lui da 2,10 metri scende giù a 50 centimetri e si rialza, tira il primo tiro libero, lo sbaglia. Pazienza, abbiamo pochi secondi alla fine, più 3 con un altro tiro libero. Fucca segna, 4 punti avanti. Virtus scende giù,
in disperazione trova un qualsiasi tiro, lo prende Danilovic 10-11 metri dal canestro, si alza, arbitri fischiano fallo, canestro meno uno. Bene, allora con un punto, scusatemi, Danilovic fa anche il tiro libero, 4 sotto, dal sotto di 4, pari, pochissimi secondi alla fine, noi facciamo la rimessa, la Virtus in disperazione pressa fortemente e si apre un facile passaggio al nostro playmaker, miglior palleggiatore del campionato, corre fortemente verso canestro della Virtus, si sbatte con il ginocchio la palla va, è finito pari. In questa situazione naturalmente la fortitudine della mia squadra si scioglie, non c'è più storia, vince lo scudetto la Virtus, che secondo me solo il caso del genere poteva risolvere.